Il 17 marzo 1861 nasce il Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II di Savoia, soprannominato padre della patria, ne diviene re e Roma diventa capitale d'Italia. La Puglia viene divisa in tre province: Foggia, Bari e Lecce. La nostra città, dall'aspetto alquanto raffinato, ricca di palazzi signorili con carrozze eleganti che sfrecciano per la città, eleggerà negli anni molti deputati. Nel 1861 sarà la volta di Vincenzo Vischi. Nel 1863 Giuseppe Antonacci diviene senatore del Regno d'Italia. Nel 1867 sarà la volta di Fabio Carcano. Nel 1889 viene eletto Matteo Renato Imbriani. Nel 1904 diviene deputato l'avvocato Cataldo Malcangi. Gli avvenimenti si susseguono a breve distanza. La Guardia Nazionale, con a capo Domenico Tarantini, si stabilisce nell'ex conservatorio di Piazza Mazzini. Trani, in campo artistico, fa valere le sue doti. Il pittore Biagio Molinaro dipinge il sipario per il Teatro San Ferdinando, raffigurante l'evento storico degli Statuti Marittimi. Nel 1864 arriva il primo treno in città. Degna di nota è l'istituzione della Biblioteca Comunale, che poi sarà dedicata al concittadino Giovanni Bovio. Nel 1878 Umberto I diventa re d'Italia. L'anno dopo viene inaugurata la stazione ferroviaria di Trani e la cassa armonica della Villa Comunale. Nel 1893 arriva la luce elettrica grazie all'azienda elettrica municipale, in concomitanza della nascita di altre tre parrocchie tranesi: San Francesco, Santa Chiara e San Michele. Trani conta in questo periodo 33.000 abitanti. Nel 1913 lo stabilimento balneare di Giovanni Fabiano si trasferisce dalla cattedrale alla Villa Comunale. 24 maggio 1915 scoppia la Prima Guerra Mondiale. Anche Trani contribuisce alla difesa della patria con l'invio di soldati. Di questi, ben 185 saranno vittime dell'evento bellico ed i loro nomi saranno apposti sulla lapide sita nella chiesa di Santa Chiara. Dopo la crisi della Grande Guerra, l'Italia conosce una serie di agitazioni sociali che i governi non riescono a controllare. Nel 1919 Benito Mussolini costituisce il movimento dei fasci di combattimento e Vittorio Emanuele III affida a lui l'incarico di formare il governo. Nel 1923 la Corte d'Appello delle Puglie viene trasferita a Bari. La città subisce uno scempio a discapito della sua attività giudiziaria e dei tanti impiegati costretti a spostarsi verso il capoluogo. Nel 1924 Amedeo Duca d'Aosta inaugura a Trani la caserma Duca delle Puglie a lui dedicata. Con il consenso dello stesso re, Mussolini inizia la trasformazione politica del paese. Il re firma le nuove leggi fasciste, nelle quali si denuncia lo scioglimento di tutti i partiti politici. Trani vede per la prima volta il re all'inaugurazione della Croce Bianca. La città vanta lo stabilimento Giustozzi per la fonderia delle campane. Grazie alla bravura dei suoi artisti, molte di queste faranno da melodia a parecchi campanili di chiese del meridione. Altra attività produttiva tranese è l'estrazione e l'esportazione della pietra di Trani, conosciuta sin dall'antichità. I suoi opifici sforneranno opere incontrastate in tutto il mondo, specie quello americano ed asiatico.
Il 10 giugno 1940 segna l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Trani chiude tutte le scuole ed i locali vengono requisiti per uso militare. Nel mese di luglio Benito Mussolini visita Trani. Il podestà Domenico Tolomeo ed Antonio Bassi seguono i preparativi per l'arrivo del Duce a Villa Stella. Il 27 aprile un bombardamento sulla banchina del porto di Trani provoca 35 vittime. Un altro bombardamento colpisce la caserma Duca delle Puglie, mentre il giorno dopo viene bombardata la posta centrale, provocando ulteriori vittime. Il 16 settembre un reparto tedesco fu attaccato da canadesi ed in tale scontro morirono 5 soldati tedeschi. Per rappresaglia furono arrestati 50 tranesi, 10 per ogni tedesco morto e pronti per essere fucilati. L'intervento del podestà, di Antonio Bassi e dell'arcivescovo Petronelli scongiurarono questo massacro, evitando un'altra tragedia. I 3 salvatori furono premiati dal re in persona e dalla regina Elena di Savoia. Dopo questo atto, il 25 aprile 1945, si concluse la Seconda Guerra Mondiale. L'Italia si appresta ancora una volta a cambiare vita politica e ad abbracciare per la prima volta il sogno della democrazia, ma questo lo vedremo nella prossima ed ultima puntata.